Non è che voglio difendere il direttore, non ha bisogno di essere difeso, ma sai cosa significa dover togliere 16 giocatori a giugno? A giugno, infatti. Lo sai cosa significa togliere 16 giocatori? Ti condiziona tutto il mercato, te lo condiziona, perché non sono giocatori che guadagnavano 30-40 mila euro, giocatori che guadagnavano più di 100 mila euro. E questo condiziona il mercato, non ho bisogno di difenderlo. Quindi lui ha cercato di fare quello che poteva nel mandar via giocatori e poi portar dentro giocatori che potessero funzionare. E non è semplice, va bene? Tutti quelli che ha portato sono giocatori validi, magari non ancora pronti per una piazza come Avellino. Perciò l'abbiamo mandati a giocare. Va bene? Poi, ho appena detto poco fa, Gori... lo volevamo prendere, non ce l'hanno dato, non c'era nessuno migliore di Gori, non prendiamo nessuno, perché non voglio nessuno adatto Matera o adatto dell'ora, non adatto, perché Matera ha giocato play e lo può fare benissimo, e lo può fare benissimo. Ma Casarini è un mediano, fa il mediano, lo sta facendo benissimo, non avrà, come posso dire, non sarà Pirlo, va bene, ma tatticamente è perfetto e sta facendo un campionato straordinario in quel ruolo. Nel momento in cui non dovesse esserci per un'influenza, un infortunio o un raffreddore, un'ammonizione, una squalifica, Casarini giocherà Matera o Dall'Oglio. Le mezzali sono perfette perché sono quelle che piacciono a me. Quindi io non capisco questa, no, questa analisi, Dino, mi devi credere, non la capisco. La stessa cosa sui terzini, non c'era di meglio, preferisco lavorare su questi ragazzi, farli crescere, perché a me piace lavorare. Ricordatevi di Zappacosta, non sapeva marcare, non sapeva cosa significava essere un difensore, ha giocato in Serie A, ha giocato in Nazionale, ha giocato al Chelsea. Bisogna lavorare, farli crescere e credere nei ragazzi, non massacrarli se sbagliano una volta. In questo dovete crescere, ragazzi, va bene? Ci sono giocatori pronti che io li faccio diventare ancora più bravi, giocatori meno pronti che diventano bravi. Bisogna avere pazienza, è un percorso, accettare le sconfitte, accettare i momenti negativi, tutti insieme, perché vogliamo arrivare là. Non sono venuto qua a pettinare bambole, ma tutti insieme. No, se si vince una partita siamo bravi, se si perde siamo tutti coglioni, che se no me ne stavo a casa sulla poltrona. No, per la sostenibilità, che la sostenibilità si chiama, la sostenibilità, diciamo, si chiama Maestro 2003, si chiama Ricciardi 2000, si chiama Pane che stava in panchina e gioca titolare. Questa è sostenibilità, valorizzare quello che si ha. Quindi la sostenibilità voleva dire questo qua, cercare, al di là degli errori che faccio, perché penso che chiunque fa gli errori, li fa lei, li fa, al di là degli errori che uno fa, si cerca di sbagliare il meno possibile. Quindi sostenibilità vuol dire prendere Marconi, ma come dice il mister, lavorare su profili giovani, Moretti 2002, e lavorare anche con società importanti come l'Inter, creare partnership col Monza. Questo fa il direttore sportivo, al di là di sbagliare o meno, creare un percorso che possa portare la società ad avere la possibilità di investire sui giovani. E poi avere Rastelli porta a questo. Lui ha parlato di Zappacosta, posso parlare di Izzo, ma posso parlare io dell'ultimo De Gregorio che venne qui, fu preso a pernacce e ora è il portiere del Monza. Quindi è inutile guardare, gli errori si fanno, ma così come si fanno gli errori si fa anche qualcosa di buono. Poi bisogna capire se appunto a fine campionato si è fatto più del bene o più del male, però è normale che gli errori si commettono, naturalmente in buona fede.